Anna, ma cos'è successo? Ma quale lacrima? Come sei conciato? Scusami, come sarei con... ci penso, non è notte, sono io che non ci vedo, mamma mia Linda, cosa mi sta succedendo? Aiuto, 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 salvami, ti prego Linda! Salvami, ma chi sei tu? Non sei morti, levati, mi fai paura! Ma poi che pigiama ho, scusami, è un pigiama? Sei così, non è il pigiama! Come sono così? Aspetta un secondo, credo di aver capito che cosa sono, che anzi... cosa sei, un mostro? No, no, io sono Spider! Sono Spider-Man! Il mio sogno è realtà! Non ci credo! Spider-Man, e come hai fatto a diventare Spider-Man? Scusami! Io ho paura di Spider-Man! Nina! Non devi aver paura di me! Io sono Matti! Sono anche Spider-Man, ma sono anche Matti! Ah. Spider-Man, Matti, sta di fatto che tu sei un ragno! E io ho paura dei ragni, che siano Spider-Man o che siano ragni normali, quindi me ne vado! Non devi aver paura di me, Linda! Io sono sempre io, capisci? Sono sempre io! Praticamente ho sognato questa notte di essere Spider-Man! Ma non credevo che sarei diventato Spider-Man anche nella vita reale, capisci? È bellissimo! Come fai a sognare di diventare Spider-Man e poi svegliarti la mattina ed essere Spider-Man? Anche io ho sognato tante volte di essere una modella, ma guarda, mi sono ancora brutta! Ma che cosa dici, Linda? Anche se non sei una modella, per me tu sei bellissima! Ma dove vai? Ascoltami, tieniti bene in mente questa cosa, non devi toccarmi perché anche se sei Spider-Man, sei un ragno. Quindi, per favore, facciamo colazione che magari torni normale. Sì, è vero, sono un ragno, ma guarda qui che bello, essere l'uomo ragno è un sogno. Guarda! Che fame! Non vedo l'ora di mangiare. Ehi, Linda, vieni a fare colazione con me, dai! Ma... ti posso fare una domanda? Non è che poi ti arrabbi? Certo, a Spider-Man puoi chiedere qualsiasi cosa. Ok, ma perché hai solo un guanto e nell'altra mano non hai niente? Perché ho... è vero, ho solo un guanto. Sì? Non lo so, sinceramente, probabilmente, ecco, l'altro guanto era difettoso e l'ho portato dal meccanico. Quindi ne ho solo uno, ma funziona molto, vuoi vedere? No! Ok, va bene. Ma ti comporterai tutto il giorno così o diventerai anche normale a un certo punto? Ma io sono normalissimo, in fondo guarda, sono Spider-Man. Ora però, per favore, non disturbarmi perché ho una fame da ragni. Una fame da ragni? Buona colazione! E cosa stai facendo? Non puoi mangiare attraverso la maschera? Oh, perché c'è la miseria? Cioè, come faccio adesso, scusa? Non lo so io, Matti, come mangia Spider-Man? Oh, santissimi ragni, io non lo so! No, 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 non posso mangiare! E come faccio io a essere Spider-Man se non posso mangiare? Non ce la faccio. Che scena orribile che ho appena visto. Anche se ora che ci penso in realtà mi basterebbe tirare su la maschera e mangiare in quel modo, no? Forse sì. Ok, va bene, allora lo faccio subito. Certo che questa vita da Spider-Man è un pochino faticosa. Sì, anche la mia, guardarti essere Spider-Man. Vabbè, dai, però adesso la mia faccia non è da Spider-Man, quindi me lo puoi dare un bacino? Il tuo corpo è sempre da Spider-Man, Matti. E un ragno stampato sul petto. Questo mi rende moltissimo onore. Ora però mi mangio un biscotto. Ah. Mangi pure la Nutella. Ma cosa c'è che non va? Vediamo un po' cosa c'è in TV. Magari c'è un video bello da vedere. Oggi sono un po' trastornata dopo tutti questi cambiamenti. Un video di Linda e Matti è quello che fa al caso mio. Ecco qua. Adesso ti faccio vedere io. Ok, ok, sì. Sono Spider-Man. Sono Spider-Man. Adesso vi faccio vedere io chi è il vero Spider-Man. Riuscirò ad attaccarmi sul muro. Farò tutto quello che mi pare. Ma che cosa stai facendo? Io volevo solo guardare un video. Minna, io ormai sono cambiato. Non sono più il Matti di una volta. Adesso il mio obiettivo è salvare il mondo. Io sono l'uomo ragno. È impazzito, è impazzito. Io non so più che fare. Falsacchiotto, aiutatemi voi. Scrivete qua sotto nei commenti, secondo voi come faccio a farla tornare normale? Mi fa paura. E soprattutto lasciate un mi piace. Oh, ecco fatto.
finalmente il bagno. È arrivato il momento di rinfrescare un pochino questi muscoli. Ah, certo che oggi la maschera mi sta proprio bene. Sono un figo. Accendiamo la luce, almeno vediamo meglio. Guarda qui, guarda qui. Certo che devo dire la verità, io non ricordavo che Spider-Man fosse così muscoloso, solo che mi sono svegliato con questo costume. Mi chiedo ancora che fine abbia fatto il mio guanto. Boh, vabbè. Eccola qui. Posso pettinarmi anche un pochino. Che bello. Ma questa spazzola è già piena di capelli. Vattene via. Oh, aspetta un attimo. Ho fatto colazione ma non ho neanche lavato i denti. Eccolo qui. Perfetto. Possiamo lavarci i denti. No, non posso lavarmi neanche i denti. Certo che la vita da Spider-Man è proprio strana. Sono l'uomo ragno. Quanto sono bravo. Sono proprio un ragno. Che bravo che sono. Aspetta un attimo. Ho sentito un nemico. Devo andare a sconfiggerlo. Ti ho beccato, amico. Fregato, bello! Minaccia eliminata! Ma cosa stai facendo, scusami? Minaccia chi? Il nostro Zacchiotto? Ma ti rendi conto, Matti? Le mie orecchie da ragno l'hanno sentito direttamente dal bagno. Anche se non so in realtà se i ragni hanno le orecchie. Però non fa niente. Lui voleva distruggere il pianeta Terra. E fortunatamente sono arrivato in tempo. Mi dovresti ringraziare. Ma tu lo hai sentito, spero? Senti che cosa si sta inventando. È impazzito, io non so più come fare. Andiamo via. È il momento di studiare un pochino. Wow, quindi è così che si muove Spider-Man. Beh, lui è agilissimo. Vorrei essere anch'io come il vero Spider-Man. Guardate come salta su un palazzo e sull'altro. Quanta agilità in un solo ragno. È incredibile. Vorrei provare anch'io facendo un bel salto dalla mia finestra. Solo che, non so, ho il presentimento che andrebbe a finire male. Quindi meglio allenarsi in casa per ora. Oppure ancora meglio, dato che faccio tantissima paura a Ninna, visto che sono l'uomo ragno. Beh, perché non sfruttare questo potere che ho per un giorno e farle un bello scherzetto davvero falsacchiotto? Oh sì, si va in scena. Ho colpito ancora. La devi smettere di farmi questi scherzi. Odio i ragni e odio anche te in questo momento. Togliti subito quella maschera, è finito il gioco. Sì, scusami per lo scherzetto, Ninna, ma hai detto una cosa molto sbagliata. Questo non è solo un gioco. Assolutamente no. Io ormai sono il nuovo Spider-Man e il dovere mi chiama. Mi dispiace, ma io devo andare. Ci rivedremo presto. Addio!